Wow, ma quindi ora sei live? Nuke Radio, we make your eardrums bleed. I just shoved a nuke up my pussy. C'è veramente più credio. There was a misinput, calm down! You calm the fuck down! There was a misinput! Ah, comunque ricordati che io sono il cultista dalle live, e dici siamo tornati e questa volta abbiamo è tornato. Non sono quello qui della barca, io sono sono il computer di bordo. Buonasera, mi chiamo Cortano. Buonasera. Ma faccio buonasera. Sono il computer di bordo. Spurra. Eh no, ora soffri. Ma vuoi che faccia la voce robotica o no? Buongiorno e oggi bentornati su questo meraviglioso esemplare di stream. E qui non siamo da soli, ma abbiamo anche un compagno, parla pure. Buonasera. Esattamente, che sarà il nostro computer di bordo che ci guiderà. Esatto. Durante una sorta di Virgilio in questo viaggio all'inferno. Dante non ha sofferto un cazzo in confronto a noi. Dante, bastardo, esatto. Ti sfido, esatto, a fare sta roba. Il viaggio di Dante era, esatto, un viaggio alle Bahamas. Tutto prima di a quello che farà Sturm. Io ovviamente sono la guida di bordo, so tutto. Esattamente. Ovviamente, prima di iniziare, vi mostreremo, quindi io vi mostrerò il trailer del film di Iron Lung che voi guarderete con noi, sperando che non abbia il copyright. Ha il copyright? In teoria no, chi se ne frega, siamo in stream. Boh, lo stiamo per scoprire, suppongo. No, ce l'ha la copyright. È un trailer? Sì, non ce l'ha il copyright. Come la reaction? Che fa la reaction, sennò verrebbe picchiato da tutti. Ma la special. Il nome, l'abbiamo detto, è il nome di Markiplier, seguite Markiplier, andate tutti da lui. Pagatelo! Dica. L'audio c'è? Sì. Sentite? Allora, non lo sento io. Okay, io non lo sento io. They don't want you to return. Vabbè. And even if you do, and even if they keep their promises, what freedom waits for you? A few dying ships in a sea of dead stars. If there is still hope, it lies beyond the veil. Hope in this void is as illusionary as the starlight. I will choose to breathe my last here, at the bottom of an ocean. Unseen. Beyond the veil. Unheard. Reale. Uncontrolled. They will get their
execution. No, Rambu è trans. Interessante. Buon per lui, sono contento per il suo avvenimento di genere. E Twitch, io sono una persona che supporta, ok? Non, io ecco. Adoro il suo content. A posto. Esattamente, ragazzi. Viva LGBT, io sono pro tutto, io vi amo. E viva io, ad esempio, non ho, io sono un robot computer di bordo, quindi non ho un sesso. Esattamente, lui è gay. Ma non sono gay. Non ho un sesso, non ho un gender. Sono di conseguenza, so base reale. Vi prego, commentate perché sennò ci speriamo. Siamo quindi su Iron Lang. Ma c'è davvero altra gente? Siamo in 4. 4 persone, pazzesco. Wow. Pazzesco. Damn, ragazzi. Io ero abituato a essere l'unico che guardava questo scemo. Invece. Intanto, sì. Comunque puoi cambiare la cosa su Discord, perché sennò non sento l'audio del gioco. Ah, ho capito. Guardate per questi problemi tecnici. Tanto loro non possono vedere i nostri problemi tecnici, fortunatamente. Lo so che non possono vederli, però comunque devono aspettare che dunque facciamo questa cosa. Ora sento. Il FOV io lo aumenterei un pochino. No, sì, non così tanto. A me fa schifo basso, io basso sbocco. Metti 80. Tanto. 90. Va bene. Però non siete lontano, fidati. Grazie, sono un coso di merda. Grazie, non vedo lontano. Forse sarebbe meglio che tu dica già cosa sai. Cioè, quanto blind sei. Io so tutto di tutto, però. Io so un cazzo. Ok. Vabbè. Iniziamo. Dunque. Devo tradurre io oppure. Traduci pure, ti lascio questo compito importante, computer di bordo. Un po' come quando eravamo su Fate, vero? Sì, no, anche sei più rapido di me, quindi è ottimo solo Fate. Decadi fa, tutte le stelle e i pianeti abitabili conosciuti sono scomparsi, lasciando solo coloro che vivevano sulle stazioni spaziali e le astronavi. Questo evento è iniziato a essere conosciuto come The Quiet Rapture. È difficile da tradurre perché sarebbe, cioè, rapture vuol dire frattura, però è anche il termine usato, tipo il termine biblico per intendere, visto, no, quando c'è Dio che viene e prende tutta la persona e li porta via, tipo il come si chiama comunque, il giudizio, la mietitura silenziosa. Ah, oh, è vero. Con risorse che diminuiscono sempre di più e le infrastrutture che crollano, i sopravvissuti stanno cercando ogni traccia di risorsa naturale nell'universo, cioè in un universo di lune vuote, illuminate dalla luce fantasma di stelle scomparse. Una di queste lune ha una anomalia strana, un oceano di sangue. Interessante. Tu sei un condannato. Con lo scopo di esplorare questa anomalia in un sottomarino costruito con scarti chiamato il polmone di ferro. Non è pensato per queste profondità, quindi sarai saldato all'interno e anche la finestra frontale deve essere chiusa. Non c'era tempo per l'allenamento. Se completerai la missione, otterrai la tua libertà. Quindi siamo dei prigionieri e ti stanno utilizzando per come cavia per questo esperimento. Non sei un prigioniero, sei un condannato. Quindi non è inmite. Cioè, non è mia scelta essere qui. Dunque. I'm seeing some voltage irregularities in the instruments. Come mi muovo? Sparks or flames or anything like that. Approaching maximum depth. The hull's sealing it, but it's still holding strong. Interessante. This is cool. We're starting to lose radio signal. You'll be at cruise depth soon, so receive thing and be careful. You're on your own. Good. Mi conviene guardare un attimo in alto le cose. Okay. E in alto a sinistra.
Ok, per muovermi all'interno di questo polmone di ferro. La sensibilità è troppo alta, no? Porca miseria, voglio. Non c'è il menu interno. Male. Aimaro, mamma mia, Aimar. GG. L'unico e il solo. Ah, così posso. Ok, no, vado a coordinate. Non ci. No, ti È a prego. coordinate. Come diceva l'introduzione, noi siamo troppo in profondità per poter aprire il finestrino, quindi devi andare a coordinate. Mi sparo. Mi conviene pigiare su B. Due settimane fa abbiamo condotto un'esplorazione alla Luna AT5, alla Luna AT5. Per la prima volta da Oh, la mietitura silente. silenzioso, quindi Silenziosa. portando alla scoperta di un quarto oceano di sangue. Una trincea benetta è sotto, no? Sotto l'oceano, Sì, un trench, suppongo sia quindi, si riferisca tipo un alla complesso, serie di cunicoli sì, sotto un l'oceano, sotto la complesso di superficie cunicoli dell'oceano. sotto l'oceano di sangue è stata a molti punti di interesse. Il tuo obiettivo è di fotografare questi punti di interesse con l'SM13, cioè sto Con la coso ha pure un telecamera? nome, con la telecamera dell'SM13, che è il nostro sottomarino, The Sì, Einwand. Iron Lang è un nickname. Siamo in 6, eh? 7-3 Siamo in 6, eh? Vabbè, Incredibile. no vabbè. Quindi le foto devono essere prese almeno in. Within units of the specific. Almeno da 2 unità dalla specifica posizione. Ah, ma è appena andato via. Facciamo No, no, no. quei Aspetta. Quindi le foto devono essere prese a 2 unità. Cioè, a un minimo di 2 unità. Dalla Vabbè, posizione tanto nel frattempo specificata. puoi E anche 10 gradi. essere. Dall'angolo detto, quindi dobbiamo Dai, stare lì vicino. entro due unità di precisione, 10 gradi dell'angolo che ti viene chiesto, allora è giusto. Ok. Puoi utilizzare la decamera, quindi la telecamera per aiutarti con la navigazione. Soltanto le foto prese a questi punti E i punti di specifici interesse di saranno interesse salvati. saranno salvate. Dato che non puoi navigare usando la tua vista, fai attenzione alle tue coordinate e consulta la mappa. Gli indicatori di prossimità, vicini al controllo del sottomarino, will trigger. Quindi inizierà comunque a lampeggiare e dire qualcosa se siamo E vicini al diciamo tuo che se ostacolo. stai per sboncare qualcosa, c'è cioè tipo dei trigger tipo che ti dicono se. Cioè. Allora. Ti puoi vedere che la profondità, siamo in fondo alla profondità massima. L'ossigeno è al massimo, per ora. E ovviamente lo consumerai col tempo. Quella è la telecamera. Brutto. E cosa qui sei tu? Salve, buonasera. Fai Vuoi una dirmi qualcosa? visione. Guarda su Twitter live. Spieghi di nuovo l'ambientazione al poggio? Siamo in un mirabolante oceano di sangue su una luna aliena e siamo dei condannati all'interno di questo sottomarino molto molto piccolo e dobbiamo andare in delle posizioni, che sono queste qua, e fare delle foto a questi luoghi di interesse, navigando in questo mare di sangue. Quindi Dove sei tu? direi. Dove sei tu? Guarda Io? Non ho. le tue attuali coordinate. Un po' come Un Atlas. 182 116. 182. 182X116Y. Guarda la scala in basso. No. 182, quindi sono qua. 126, quindi sono circa qui. Ah no. Sì, qui. E lì nel tunnel di pietra in basso a sinistra. Sono qua. Quindi devo andare avanti. Io non posso salire, giusto? Hai domande sui controlli? Non ti ne frega nulla, vabbè. 32. Stai andando avanti. Stai aumentando le tue coordinate di visione. Arrivo a 200.
per domande sulla navigazione, su dove ti trovi, cose del genere, puoi pormele. Io vedrò se le informazioni sono classificate. Ok. Di fuori che se non sono classificate, se le posso rivelare. Se sbatto scoppia qualcosa? Esplodi. Ah. Sono 200, ora direi di andare fino a... Damn. A 322. No, aspetta, che roba è? Non hai controllo sul movimento orizzontale, puoi solamente andare avanti o indietro e girare la cosa. Grazie del commento imprescindibile. Quindi devo andare per di là, in teoria. Sì, di buono. Come detto, hai un po' di inerzia, quindi. Ottimo. Cazzo è sta roba? Cazzo è sta roba? Merda. Non c'è una sega là sotto. Quindi siamo a 200-204, quindi siamo qui. Ottimo. Let's go. Un po' sporco? Siamo vicini? No, quello, il puntatore indica che hai un ostacolo nelle vicinanze alla tua sinistra, alla tua destra. Quindi qua dietro? Ah no, sì. Come si spiegava nell'ambientazione, il cardone turma è... turma è... Esatto. Si dice siamo entrambi con sopra. No, no, io sono un'intelligenza artificiale. In questo momento sto controllando altri 700 astronauti. Sei qua dentro. Mi hanno detto tra le varie compiti che devo fare, anche guardare te cosa fai, quindi va bene. Però dicevo, il signore qua Sturma è un convict, è un condannato a morte, e invece di sparargli in testa e basta, hanno deciso di infilarlo in stalattina atomica e mandarlo a fare ste cose. Comunque sì, significati le mani possibilmente. Esatto. In realtà i Titan l'hanno voluto fare come una rievocazione di questo gioco. Dai, stiamo andando. Quanto è lenta sta roba, mamma mia, sbrigati. E Dio buono, che volevi un reattore nucleare? Sì. E già tanto se sta cosa va a carbone. Controlla le Y. Sei un po' in alto. 186. Sei a 198. Sono a 198, dici. Quindi sei un po' troppo in alto. 198, sono qua. Quindi devi scendere. Per andare verso. Per non cambiare i tuoi valori X, sarebbe meglio muoversi a 180 gradi precisi. Inoltre, se vai indietro mentre punti verso il basso, stai andando verso l'alto. Posso far notare una cosa? Vabbè. Le ricordo che le riserve di ossigeno sono limitate. Ah, cazzo. Quindi invece di fare i peggio drift, manco fossimo su Furious. Accettabile. A 86 erano le coordinate. 121 è accettabile come sì. Come X.
E l'angolo, l'angolo. Esatto. Fast and Furious in fondo al mare. L'angolo in teoria è giusto, no? Che c'è dall'angolo? Ah, è 10 gra gradi. Riaprire la mappa. Ah, 33. Troppo fuori scala. Più sei preciso, più la foto che vedrai è accurata. Va bene. Ah, bellino. Esaminazione della foto. Sassi. L'ho fatto, ok. 378. Mantenendo questo angolo dovresti andare più o meno bene, forse un pochino meno, tipo 20. Esatto, Miro verso di qui, no? In teoria. però ho paura per il sasso, forse tipo andando a 25 è meglio. O anche 20. Va su 18, dai. Avanti tutta. Sono Quali sono le coordinate? Inoltre, sì, 78. la live di Twitch, cioè la live di Discord sta bruciando tutto. Io non vedo più niente. Cioè, o meglio, quando apri la mappa non la vedo. Oh, ora posso risolvere. 378 263. 378 Devi andare 263. avanti. 378 263. Andiamo. So once there was a photo, see the name of the ship was the Bileoti, in blue to hard and in blue to sea, oh bro, mi lembro. When do I ever come to think of sugar and tea and rum? Sea of Thieves. Che, quali sono le tue coordinate? 378263. Mi sei un po' alto. Cazzo è? Minchia. Rumori brutti fuori. 263 per... sì, secondo che mira verso il basso. Però non sei ancora arrivato al test all'istanza X, quindi. Ora non toccherò più M e cambio X e Y. Sono alto, eh. Qui c'è un sassolino, 250. A che posizione si trova? Quali sono le tue coordinate attuali? 360 366. 300. Sono qui io? Ah, sono qua, mi sa. 360, no, guarda la mappa, guarda la scala. 350, Ok, sono... cioè va di 50 e 50 le linee spesse. Ah. Quindi sono 360 sulla X. Sono qui. E l'altezza 6 a 300. 300. No, sono qua io. 150 Sono 300. qui. Quindi sei sopra il punto Quindi dove vado qui e dobbiamo poi scendo arrivare. verso il basso. Sento rumori orrendi fuori, ho paura. Ti Corretto. prego Gesù, non farmi morire. Se vai in giù col motore non devi nemmeno girare. Vero. Non andare verso l'alto. In questo momento stai premendo il pulsante verso l'alto. Se vai indietro col motore non devi girare. Comprendo quale sia l'obiettivo dell'attuale operatore. Io devo andare a X, quindi devo andare di qua. Ma quali sono le coordinate del punto? 378 263. Ah, ho capito cosa devo fare. Va bene. Un po' più avanti. È lì. Perfetto. Ora devi andare verso il boss. Devi tornare indietro. 270. 280.
Perfetto. Avanti, avanti, avanti. Avanti e non indietro. Ok. Grazie mille. L'ex è immobile. Meraviglioso. Ottimo. Quanto durerà l'ossigeno? Circa. Mi interessa. Ecco l'azione non sufficientemente precisa. Mi interessa quel puntino? Allora, i relatori di posizione è un po' come tipo quando più una cosa si avvicina più è veloce, tipo fa no? Quindi quando sei così vuol dire che hai qualcosa vicino, ma non sei molto vicino, sennò sarebbe tipo di. Ok. Infatti ha smesso. Lento, bravo. Qual è l'altezza? 263. Sì. Angolo. Mi pare. 50 a posto, non l'ha detto lui. Ok, foto. Stone. Esaminazione della foto, altri sassi. Oh. La prossima manovra sarà un po' complicata, operatore. Deve fare uno squeeze in mezzo a quei due, in mezzo a quel tunnel. Ora sono qui e punto verso questo oggetto qui. Quindi io direi di andare direttamente qua. Quasi, quasi 45 gradi verso, verso sinistra. Di conseguenza, se la trigonometria non è un'opinione, se la goniometria non è un'opinione, è 370 meno 45. Ok. Cosa vuoi fare? Qual è l'intento dell'operatore? Andare qua, passare dal tunnel sotto. Con quell'angolo? Sì. È sicuro? No. Ma sto PC a cosa serve? Query. Non funziona. Comandi a me sconosciuti. Erba. Impossibile eseguire. Dunque, io sono a 366 246. 366 246 366 246. Sono qui 366. Quindi qui 246. Sono qua, perfetto, quindi No, scusa, 366 246. Sì. X 366. Punta il mouse, X366 e 350 e poi 246 qui. Quindi sotto 250. La X è quella orizzontale. 266 quanto? La X è quella orizzontale, 366. 366 quindi qua? 246 sotto 50. Sotto 250, esatto. Quindi io devo andare avanti di X, scusa, di Y. Arrivo direi, di muoversi fino a Y. Se il computer di bordo può suggerire una traiettoria, muovere fino il veicolo fino a Y275 e poi 45 gradi verso sinistra. Ok, siamo qui.
Siamo qui noi praticamente qua sotto. Angolo 300, angolo 300. Procede. Let's go. I have my freedom. Se riuscirà a completare la missione. Spero. Se ne passerò. E blip di roba. 259. Damn. 259406. Va bene così. Cambiare angolo più, molto più verso l'alto e meno verso sinistra. Tipo. Anche di più. Oxygen notification. Cazzo. L'ossigeno. Porca puttana. Oxygen is now at 60%. Rumori brutti. Due cinque nove. Perfetto, 406. Io vado ad andare verso l'alto. Ok. È un po' troppo verso destra. Jitsu, perché non lo morì. Dai. Posso. Accettabile. E l'angolo angolo? È 2,96. Preciso. Posso. Damn. Analisi a immagine. Creatura vivente non identificata. Meraviglioso. E io ho anche poco ossigeno. E sono un coso di merda sudicio che puzza di culo, quindi. Perché non l'ha salvato? Perché non l'ha salvata? Indeed. Come? Ah, salvato. No. Non l'hai visto. C'era un saving progress che hai ignorato. Oh. Quindi adesso devi passare per la parte angolo, superiore. Oppure angolo a 315 e poi retromarcia. Ok, vero. Mi fido del 315. Ovviamente, dato che la sua vita non è così importante alla Confederazione delle Lune Dimenticate, mi è stato assegnato solamente lo 0,00001% della potenza di calcolo di cui posso disporre questo veicolo. Più verso il basso, aumentare l'angolo e poi continuare ad andare verso retromarcia. Anche troppo. Retromarcia, non avanti marcia. Cazzo grave sta roba. Ordinate? Dove siamo? 301, 336. 301? 336. Siamo qui. No, come? 301, 336. Certo. Devi fare una domanda. Gli chiedo una domanda. Penso voglia sapere qual è il titolo, oppure non lo so. Iron Lung.
Qual era le coordinate, scusa? Fammi vedere. 101 x sì. 336 y. Quindi qua. Quale macchia? Qui. No, sto rispondendo, sto chiedendo al commentatore. Procedere verso le coordinate 300 350. Perché sulla mappa non mi ha messo il punto? Ah, in effetti è vero. Dobbiamo tornare indietro. Avanti tutto. Non l'avevo visto. Mi scuso. Sì, vedo macchia. Eh sì. È ciò che penso. Lo è. Ecco, a posto. Quando un uomo rimane da solo per troppo tempo. Mi dispiace. 406 raggiunto. Procedere verso sinistra. 59. No, verso destra. Verso destra. Angolo era 205, 290 qualcosa. 296. Mappa. Quindi si fa l'inverso. Ah no, stava indietro. Ora punto verso di qua. Batteria insufficiente. Entrare in stato di risparmio energetico. 3, 2, 1. No? Non so dove devo andare. Aiuto. Dunque, io ero qui. Devo andare qui. Io devo andare qui. Questo è 350, è 350, 300. 350, dunque, si naviga verso i 350 300 300. Scendo. Thank you.
Però si va verso destra e verrà fortunata. Ah, 350. Sono qua. Ora vado 360x. Salgo fino a 325 y e sperando di non essere schiacciati da qualche cosa strana tipo Freddy Fazbear, cosa che non vorrei accadesse. Ok, di conseguenza. Attenzione. X400. Siamo qui. Però dovrei avere un 325 di Y. X400. 363 Y riguarda la mappa. Ah, sono qui quindi. È Sto troppo in facendo. alto. Lì mi abbasserò. Gli infarti sono qualcosa che non vuoi avere. Il rumore è troppo. Mamma mia. Che rumore Trovavi intenso. quella conca che c'era tra il muro, quindi non potevi andare a dritto perché eri nella conca, dovevi fare un giro intorno. Era nella conca? Riapri la mappa. Vedi che, no, guarda la strettoia che c'è che va da destra a sinistra. Sì? Il muro è in alto. Vedi che ha Sì? quella buchetta, quella conchetta lì. Sì? Ah, ero Nel qui. Un muro. Cioè, eri dentro la conchetta nel muro. secondo, Quella più. scusate. Apparentemente, a causa della scarsità dell'ossigeno, l'operatore che stava pilotando questo
questo veicolo è svenuto. I miei calcoli ritengono che non sia niente di grave e quindi non morirà e tra poco dovrebbe risvegliarsi. Ma mentre aspettiamo che sia svenuto, per fare sì che voi possiate apprezzare comunque il contenuto che c'è in questa stream, potrete provare la condizione proprio ASMR incredibile di una voce digitale finta che mangia patatine finte. Spero si senta. E nulla, attendiamo il ritorno del grande Sturm. Immagino che questo sia proprio un content importante. Esatto. Quindi, boh, canterò Wellerman. So once there was a boat to sea, the name of the ship was the Billy Otey. He blew too hard and he blew to sea. Oh, blow, blow, Billy man, blow. One day the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanking is done, we'll take our leave and go. Non so come continua la canzone della barca che si chiama Billy O.T., ma di sicuro era molto bella, era molto veloce, blow blow, mele man blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Babbo, non so più come fare. Oh, Dio buono, ma dove è andato quel niente lui. È un po' difficile intrattenere la community mentre letteralmente, cioè, non ho controllo sullo schermo perché è andato via. Niente. Grande conte ha fatto tu, ma per voi. Ma comunque c'è, cioè, veramente non è normale. Ho capito che è uno zoomer, quindi i suoi, sai, lo obbligano a lavorare come uno schiavo, ma di buono. Non è normale. Farà la live e scompare.
Cercherò in questo momento di invocare il ritorno dello streamer e spero possa attendere. Apparentemente, così dice, apparentemente fare le chiam cioè, chiamare crea anche dei disturbi audio esagerati, non so come sia possibile che il volume del mio cellulare rientri nel microfono, vabbè, quindi eviterò di chiamarlo e attenderemo che ritorni un giorno. È tornato? No, col cazzo. Vabbè. Vabbè, per quelli che sono ancora in chat, che a quanto pare sono qui dopo Giulini e Giulio, e per caso voi avete nulla da dire, cioè facciamo un po' di conversazione mentre aspettiamo che questo ritorni, no? Se ci siete, mi potete sentire? Prova.
La cosa bella è che sento il cartone che urla, cioè tipo si sta facendo scannare dalla sua mamma, non lo so, cioè tipo. Mentre attenderemo facciamo un altro test di ritardo, quindi quando dirò. Dieci secondi precisi, interessante. E ovviamente quel rumore serviva per me per coordinarmi con l'audio del live e ben 10 secondi di ritardo, sempre sul pezzo. Oddio, è tornato, sta tornando. Lo sento, lo avverto, avverto la sua presenza, avverto la sua potente presenza. Boom. Porta sbacchiata. Hai combattuto con la tua mamma? Aia. Che devo fare? Scusa, sono un audio, sono una voce. Scusa. Bellissimo video! Boh, Mia domanda, intrattenere. ma se io faccio questo, no? Sentiamo. Sente? Perché ora io mentre tra virgolette aperte virgolette intrattenevo chiuse virgolette mi stavo scrivendo delle belle patatine. Dai, andiamo avanti, caro, siamo, Ok. cioè, andiamo avanti, non c'è ritardo. Però poi si fa tardi con quegli altri due. Dunque, Devi ancora prendere la terza foto. E comunque sono andati via tutti, sono rimasto solo io come spettatore. Come? La scena si guarda, si piglia dopo il film. Il film è alle 7 in PM. Cioè, Dunque. ci si vedrà un pochino prima. Ok, dunque. 277. Dai, veloce, veloce, siamo lentissimi. 289. Sono qui, what the fuck? Non capisco dove sono. Oh. Qualcosa davanti a me. 300, 182. È molto 300. vicino al coso. Qua, verso il basso. Devi Avvicinando. prendere questa foto. È vero. Sono qui quindi. Stare qua. Andare in alto. Rilegge coordinate, non fare come prima. 594. 289, 269, 368. Sì. Quindi devo andare verso sinistra.
cose. Tanto l'ossigeno non è con il tempo, vai a obiettivi. 189 e Il fermo a terra. 59. Ok, andiamo avanti. Poi con tutti e due che mangiamo le patatine c'è veramente grande content questa live. La mia è una schiacciata. Che buono. Era l'ora della merenda. Sì. La merendina. 406. Ottimo. Quindi. Verso l'altro. Gli effettivi sono uguali, eh. Tu muovi il timone. E vai a Perché fiducia. è come si guidano le navi, non puoi spostare. Ma in realtà è come si guida qualunque veicolo. Cioè, anche l'auto, girare il volante, stai cambiando l'angolo di rotazione della macchina. Perché non esiste un veicolo che può traslarsi verso Ah, destra, sì. verso sinistra senza rotare. Se esiste, non è così famoso, non è così comune, va bene. L'angolo era di 200 qualcosa. Hai presente? Cioè, l'unico. Penso sia l'elicottero può traslarsi. Perché ha il rotore di coda e i pedali. Anche gli aerei. Ma che cazzo dici, l'aereo? Non possono fare un movimento usando come la coda come perno, andare verso di naso avanti, su Ma comunque devono quell'orizzontale. sempre andare dritto, cioè. Cioè, gli elicotteri, hai detto bene. 296. E qualche razzo strano. 296. È troppo fuori, 409 è troppo. È troppo in alto. Damn. Adesso sei troppo. 266. Apri la mappa, apri la coordinata. Vabbè, E giù c'è un codone. vai. Vai. Procedi. Comunque mi spiace, ma non ce la riscarico, quindi devo uscire anche io dalla live. Avremo zero spettatori. No, I'll be alone. Ah, no, ok. Scrivi sulla chat del club che abbiamo ricominciato a giocare. Ok. Oh. Vabbè, lo scrivo io se gioco. Due sei nove, no? No, 296. 296. 259. No, scusa. No, 296. Troppo. Oh, vai. Controlla. Vai. Prova a fare la strada di sopra, magari ti viene più facile. Ora, come torno indietro? Il mio E grande infatti dicevo, dilemma. prova a fare la strada verso l'alto e forse ti torna più facile, non lo so. Metti tipo 20 gradi. No, anche tipo 9. 30 gradi, 30 No. gradi. Vai, va bene, 30 gradi. Attento agli indicatori di prossimità, ti buono. Appena ti pippa verso l'alto, ti muovi a sinistra, a destra. Ah, sì, a destra. Vai, destra. Liberi. Yeah! Ma che 100? Fai tipo 100, fai 100. 100? Da che parte Sì, 100 io? di angolo, dico. Grazie, Vai. ciao. Siamo su zio! Oi oi! Ah! Oh, basta, sto roba qua! Muoviti ora più verso destra, tutto destro. 90, 90, 90, angolo.
91, va bene. E 80? No, fai tipo 85. Oh. Non voglio, ma perché? Aumenta più verso l'alto. Non voglio scopiare. Lento. Okay. Perché? Ok. Ora si torna verso il basso, 100, anche 110. Vai. Ora si va verso il basso. Tutto verso il basso, 180. Che bello navigare usando la prossimità invece usando le coordinate. Ok, ora sei nella conca. Sono qua. Vero? No, che coordinate? Fammi riguardare. 349 e 428. Ricezione del 350. 49, 428. Come? Sono qui. Madonna. Allora... Qua. 90 più. Destra. Tipo fai 105. Ma anche no, anche di più. Anche tipo... 135. Oddio. Vai 130, va bene. Perché anche dietro? Basta. Vai tranquillo. La scoppio. Io mi fido della mia traiettoria. Coordinate. 378, 404. Coordinate. Deve essere tipo intorno a 375 di quanto sai di X? X 378. Va bene, la 180 verso il boss. E fidati della traiettoria. Sento rumori. Vai. Danteschi. Fidati, continua. Troppo verso sinistra. Più. Vai. No, ora anche troppo verso destra. Del processo mappa. Qual è che dobbiamo essere? Tipo 325 di Y, bisogna girare, Sì. Allora vai, andiamo a tenere 60. Spingi. Let's go. Questo vuoto, fate brillare. Dai. Sei. Vai, 90. Vai, gira. Drifta. Per me con l'inerzia puoi letteralmente driftare, se mentre ti fici angolo, avanti, angolo, avanti, angolo, puoi letteralmente curvare, secondo me. 96. Va bene, anche 96. Perché gli angoli sono negativi? Mamma mia, palle. In realtà sono negativi. Che il coso va in senso orario. Io lo so che di base orario. Dovrebbe essere l'asse X che ha l'angolo 0 adesso, What the fuck? Che cazzo? È rotto. Che devo... Com'è che lo fisso? Per cadere avanti. Me ne frego? Vado avanti? Cadere avanti. Yes. Raggiungere il prossimo obiettivo. Aspetta, dove siamo? Fammi fare un altro check. 422. Siamo qui. Siamo salvi. E poi? Y? 324. E allora... Siamo qui. Tipo... Qui? Avanti, tutto dritto. Aspetta. Tutto dritto. Calcolamenti in corso, 110 di grado, 110 di angolo e tutto dritto. Aggiorniamo quando siamo più vicini all'obiettivo. 115, va bene. Qual è l'obiettivo? 50, 277, va. Scrivi. Nara. Sento rumori lovecraftiani, la cosa non mi piace. Vive anche senza, diciamo. Dai, a 500 se siamo Y. Quanti sono in totale gli obiettivi? Qual era la X? 506. Non 560. Che stava? 277 Y. Correzione di rotta, 100 gradi.
100 gradi. Aspetta. È troppo. Oh, Franco. Devo abbassare questo, devo abbassare Y. Sì, ma ci si andava in diagonale. Ma è troppo, deve essere 2,77. Più su. Vai. Sotto vai. Un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più. Vai, okay. Fermo. Guarda tutto a destra. Fermati! Stai perdendo Y. Correggi l'angolo. Vai. 2,76 dovrebbe essere sufficiente. È troppo, abbastanza vicino. 2,70, 5,70. Oddio! Ma che cazzo? Ma sono qui! Quello non era un sasso. Per nulla un sasso, quel cazzo era un sasso, lo era uno. Un Eldritch God, che cazzo 5,70, 5,60. 8, 9, 9. Vai, perfetto. Angolo. 43. 0,43. Gira. Metto di là. Vai, foto. Damn. Only fans. Ora, ok. Questo è proprio un bel 135 preciso. E angolo. Puoi calcolarmi tipo tra punto a punto la retta? Calcoli M della retta. Come la dici? M di X più... No, 335, sei troppo in giù. Quelli... Beh, 35, cioè... Ai punti mi calcoli la distanza, io trovo le coordinate. Un po' più 135 preciso. Troppo di se due. Vuoi, se vuoi posso anche farlo, eh. No. Vai su Desmos, fai prima, è più rapido. Vabbè, X2 meno X1 per Y2 meno Y1 diviso qualcosa. Non ricordo, è facile, comunque... basta che metti i punti, poi fai Y uguale MX, lo trasli con un cappino. Ma dicelo te come si fa a calcolarlo, perché non ce lo ricordiamo. Qual è le cose di quello dopo, le coordinate? 613197, 613197, vai. 613... Che grande Heimer che ci viene. Lavora per noi. Come cosa? Verso il basso. Heimer, se ti diamo le coordinate dei due punti, ci calcoli la distanza e anche l'angolo. Cioè ci calcoli il coefficiente angolare, esatto. M più XM più Q. Poi scrivi radianti, ok. Poi lo metti radianti. No, aspetta, sii preciso con 180 e poi vai avanti. Così stiamo aumentando. Vabbè. Quanto bisogna mandare? Cioè... Aspetta. 197. Vabbè, ormai è andata. Dovevi presentarti prima. Calcola da 613 197. Ok. 613x 197y fino. Ah no, ma in questo caso non puoi perché c'è un... C'è il tasto nel muro. Però puoi, no, però puoi dire le coordinate dell'opening. Il punto di apertura per quel condotto è tipo 760x 260y. Sì. 613, 196. Vai. Angolo 55. Vabbè. Angolo 55, direi che. It's time to shine. 55, 6. Ma fai finalmente. Pick. No. Not a whale. No, davvero? È tipo 45.
Allora, prossimo punto. Direi che il tuo angolo desiderato è... Fammi riguardare la mappa, aspetta, stai calmo, 30 gradi. 30 gradi? Va bene. Non è là. Poi dopo ci sarà anche una... No, anche meno, tipo 20 gradi. Dopo ci sarà che cosa? Scusa, nell'altra direzione, quindi... No, aspetta. 60 gradi. Stavo pensando ai gradi con la X, con le 0 sulla X. E niente. Vai, 60 va bene. Avanti tutta, timoniere. Che cosa stavi dicendo riguardo... Dopo? Poi dopo ci sarà che cosa? Autopilot? Ah, una manovra complicata. Che non una delle più complicate, ma... Ma il PC di bordo a cosa cazzo mi serve? Posso chiederlo? Serve che se ci scrivi delle frasi giuste, lui ti dà della lore. Ah. Serve a ottenere lore. E anche cheat, mi sa. Poter. Proviamo. Si scriva le coordinate. Memorizzi. Avanti tutta. 864258. 864258. Manco su Minecraft. 864. Prima bisogna pensare a infilarci quel buco. Okay. That's what she said. Perciò timoniere avanti tutto. 2 fermo. 263. Mappa timoniere. Mi riguardano un attimo di là. Refreshing. Ah, scusa. 273. Mappa. 50 è qua. Ok, invece le X quanto siamo? Sempre mappa. 2,27. Ok, là no, si continua. Avanti tutto. Siamo ancora lontani. Sì, avanti tutto. Allora, facciamo una cosa. Continua ad andare avanti finché non abbiamo il senso di prossimità. Beh, No, fidati. Va bene. Beh, pensavo fosse il la roccia quella solitaria, quindi la schivavamo, invece non era, era il muro. Non dovevo fidare, sorry, e niente. Come ho detto, le ricordo che ho in questo momento lo 0,00000001% di potenza di calcolo. Usa la tutta, per favore. Oh. Quanto siamo? Ah, sono più vicino. Sei uno. Devo fare il rotto di veramente poco. No, con clicca di uno. 127. No, dietro. Dietro. 127. È troppo. Autoclicca. Poi avanti. Fermo! Ok. 113, quindi si va verso... E poi l'angolo era 50. Va bene, vai. Fermo, 50. Tutto questo per farmi cagare in mano, rendi conto. Oh, quella l'ha preso, non è. L'ha preso? Quella non okay. È una balena. Proviamo. Andare tutto di qua. 65 gradi. 65. 65. Vuoi usare? Usiamo. Lord, I can change, but to fly high, I'm free. Non ti fermare mai, tutto dritto.
Da che stanotte sognerò i beep dei sensori, sai? Ma se dai ci copyrightano perché sto cantando... Non penso che i live si siano copyright. Cioè... Non posso mica lucrare. Dea! Allora, fermo. Check delle coordinate. Che punto siamo? 759-263. 760-260. Ok, siamo nel buco. Ora bisogna... fai tipo... alza 50... e poi vai a dritto. Proviamo così. Bisogna avere fede nel cuore delle carte. Poi. Ha smesso uno, c'è il muro. Alza 55? 55? No, di là. Vai. Alza 50, alza 55. Sei dentro, vai. Dritto. Devo abbassare. No, no, a che punto siamo? 773, 273. Fa vedere. 773, 273. Ma l'ha aumenta tipo a 60. 60, 65. E 65 e poi vai al dritto. Oh no, we're in. Ok, ora tipo dobbiamo... vedi che c'è quella specie di cunetta. Sì. Alziamo tipo a 45. Markiplier in quanto ha fatto questo gioco, scusa. In caso sono io, vedi che cazzo, questo Markiplier. Di sicuro meno di te. Ma andiamo per un po'. Vai a 800, 300, qualcosa del genere. 800, 300. Ok, ora... No, aspetta. Deve aumentare un sacco la coordinata X, quindi bisogna andare tipo molto più in là. Tipo vai a 800, 400. No, non così. Vai 100, 100, 100. Vai, va bene. 104! Andiamo tipo a 900 di... No, aspetta, 850 di... E continuo. Vai dritto. Aspetta. No, vai, buona. Qual è la coordinata dell'affare? 864, 258. Vai avanti. Oh, vai. Ok, ora fermo. Aumenta l'angolo. Vai tipo a 135. 140, vai, va bene. Fermo. Sei già... torna dietro di 2 con la X. No, deve essere 864, 864. 864 e poi vai verso il basso. Ma così non vai avanti, devi andare. Oh. Ora ho 180 e vai giù. Ho proprio navigazione. No, così stai andando. Allora, se punti verso il basso e vuoi andare in basso, devi andare avanti. Fermo. Qual era la X? Qual è la Y che bisognava raggiungere? 58. 158, sì. Siamo pescati contro il muro. No! Dobbiamo andare indietro. Vai indietro. Ah. Sto cagando addosso. Vai indietro. Sto cagando addosso. Rispondi alle domande della tua audience. Stiamo soffrendo. E navigando in un mar di sangue, che è interessante. Sto guidando un sottomarino in un oceano di sangue per fare delle foto dei sassi. Angolo è 209, ecco. Vai, andata avanti. 209. Incredibile. Che loro incredibile, proprio. Pazzesco. Foto. Osserviamo.
Operatore. Questo è, sembra un, è un log, tipo. è un tronco. È un log che sta plancando in mezzo al mare di sangue. Perfetto, ora. Sì, questi. 1, 2, 3 e 4. Operatore. Stiamo operando verso qui, quindi. Operatore. Sì. Batteria del computer di bordo scarica. Devo rientrare in risparmio energetico. Qual è il motivo? 3, 2, 1. No. Che computer di merda, mamma mia. Sono pagato manco all'Apple. Costa così poco. Vaffanculo. Allora, se appunto di qua ho due ostacoli, vuol dire che io in questo esatto momento. Che coordinate ho? 8, 6, 4, 5, 8. Sono qua dentro. Il mio angolo è di 39 gradi. 209 gradi. 209 gradi. Qua. Di cosa, scusa? Del gioco? Io l'ho scelto perché è il mio nome. Il nome dell'operatore è Sturmosium, quindi. Presamente. Come immaginavo, come puoi tu immaginare? Incomprendibile. Incomprensibile. Dunque, io devo andare e direi. Prima di tutto vado tutto verso l'alto. Per uscire dalla fossa delle Marianne. Comprendo. Come proviamo, no? Non siete gradi a questo livello, la prego. Saliamo circa a... Devo andare... A 290. Perfetto, 281. Ora devo andare verso X 800. Che divertente questo gioco. Io gioco per divertirmi. Sono veramente divertito. E ancora 800. Stiamo navigando tra i mari di sangue. Cazzo è? Ah, è la roba qui, eh? 281. Esatto. Lo schettino non era figo quanto lo sono io, quindi vaffanculo schettino. Lui era il drifter delle barche. 827, sono qua. E alto due qualcosa. Non gratterò. Via. Oh. Volo. Quindi ora sono 800, vado in basso fino a 225, a 275, grazie mille! Vado in basso fino a 275. Sto imparando il piano cartesiano. Vado in basso fino a 275. Che aumenti, bastardo. Ok, a 66, ottimo, sono qui. Uh,
Una volta qui, negli obiettivi facciamo una foto di quello che troviamo. Praticamente l'olore che è questa qua. Cioè, siamo dei condannati a morte. E la nostra unica possibilità di redenzione è tramite questo sottomarino soldato su una luna aliena. E il nostro compito è fare foto a questi obiettivi. E se completiamo la task, avremo dunque ricevuto una bellissima e ottimale libertà. Quindi, ottimo, no? Siamo in un posto figo. E quindi nulla, dobbiamo lavorare per la nostra vita per non morire. E adesso sono attualmente al 276, quindi qui circa 800. Io sono qui, quindi vado a 270 per un pochino, circa 20. Diciamo 262 da qui. Ok. Adesso sono qua. Ora devo alzarmi a 270. 784X 784 sono qua praticamente. Ok, 784 273, madonna mia. Ah, sì. Cazzo. Che sono a bordo, ora vado un po' più. Che io sia. Ah, ovviamente. Di cosa? Cosa è esploso? Ah, in generale, va bene. Il problema è che questo viaggio richiede una grande concentrazione. 737X. Qui. 259. Qua, perfetto, quindi ora scendo verso 80 gradi un bel po'. Dunque, parleremo della lore di questo bellissimo gioco. Di come spero che il PC di bordo, che nella sua nulla facenza sta consumando la rete al mio hardware. E qui c'è una valvola un po' rotta che io vorrei capire come sistemare. Come ti sistema a te? Mamma mia, che inutilità assurda. Questa roba qui però. Dunque, sì, abbastanza esploso, si è sparato molto probabilmente, ma non importa. Io ho una grande fiducia nelle mie grandissime capacità, fortunatamente, e quindi mi
mi interessa la X259. Vero. 737, che vuol dire circa qui? Che altezza? 259. 259 circa qui. Vado verso il basso. Più un pochino, direi fino a 250. Direi anche 200. Direi anche 200. 2,30, 2,30 di lusso proprio. Fino a 2,30, 2,31, poi da 2,31 che è circa qui, si va fino a 5,50. No, direi 5,30. Più 5,30, 5,20, 5,20, 5,20. Da qui va di qua fino a 5,20 e nulla e procediamo al nostro viaggio. Ah. Compreso di volto e ristabilito. Buonasera. Cosa cazzo è esploso? This is not an expedition, this is an execution. When they put you in here, they don't want you to return. And even if you do, and even if they keep their promises, what freedom waits for you? A few dying ships in a sea of dead stars, if there is still hope, this lies beyond the veil. Hope in this void. Oddio! È quello che era citato nel trailer! Che figata! Esatto. In the starlight, I will choose to breathe my last here. My last breath, no, here. At the bottom of an ocean. Unseen, unheard, and uncontrolled. They will get their execution. I will get my freedom. Damn. Damn, sì. Gary. Io uscirò. Io vivrò. E streamerò su Twitch anch'io. Oh no. Sì, non vorrei fare la fine del Titan, possibilmente. Quindi io sono a 575. Ah, sono qui praticamente. Dunque qui. Dunque qui all'altezza 356. Wow, damn. Devo andare ancora più in qua. Ah no, 356. 756, 5. Sono così in alto? Come cazzo ho fatto ad arrivare così in alto? Scusami, a 576. Qui. Praticamente a metà, 575. Ok. E poi 356. Sono qui. In questo quadratino qui. Quindi vado fino a 5. 55. Ipotesi calcolate 2. Prima ipotesi, siamo stati teletrasportati. Seconda ipotesi, lo schianto di prima ha rotto i sistemi di navigazione, ora le coordinate non sono più esatte. No, no. Lo schianto sconosciuto, tra l'altro. Che però mi ha richiamato i sistemi, quindi pazzesco. Stai passando, come stai incazzando? Ecco, va bene. Io seguirò i sistemi di bordo. Va bene. Ok? 554, 356. 554. Ok, ora sono sistemati. Come può essere sbagliato? L'unica cosa di cui mi fido è sto robo di merda. È pure rotto, ma vaffanculo. Mi sparo, cioè mi spacco la testa contro lo spigolo e muoio qui. Che senso ha? Ora bombardo sta cosa con un bomba termonucleare. Grazie mille per chiamarmi l'aggiusta tutto. Vorrei tanto poterlo aggiustare e sapere se è rotto, ma vabbè. Nuke Radio. Nuke Radio! You make your eardrums bleed. I can't believe a nuke.
Va bene, grazie. Prego, 554, 554, siamo qui. Contributo imprescindibile. Siamo qua, 554, andiamo un po' più avanti. Di più, di una 540. 60, va bene. Va bene. Tutto verso l'alto. 60. Avanti tutto. Bene, 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 bene. 0, 0. Per me qualcosa c'è tipati. Oppure ho avuto io un momento di schizofrenia. E ti sei addormentato e hai fatto 700 metri. Questo. I sensori sono ok. Markiplier in persona. Markiplier in persona e poi io l'ho consigliato a Dottor Sturm. Siamo qua, un pochino là, troppo. Di pochino. Tipo 10. Era giusto per fissare la distanza tra il bottino di merda. 10 gradi. 4 gradi. 4 va bene. Oris, ok. Aumenta il grado proceduralmente, vai a 15. Perché tanto dobbiamo andare comunque a destra piano piano, quindi. Oh, no. Vediamo. Ora schianto contro il muro. Nah. No, 20 gradi, facciamo 20 gradi. 20. Se il sensore di prossimità dice qualcosa, si torna a 15. Ora scoppia. Non vorrei. Per il nuovo membro che è stato qua nella stream, ci siamo già schiattati due volte. Non è un muro! Non è un cazzo di muro! Non era un sasso! Non era un sasso quel coso! Non era un sasso! Ho i brividi, che cazzo! Non era un sasso! Not a whale! Quella non era una balena! Se il mastrino esplode, se il canta esplodi e devi ricominciare dall'ultimo foto che hai fatto. Non voglio! 6, 2, 3, 5, 2, 20. Oh, buono! 6, 2, 3. Avanti tutta! Guidate! Fermati. Coordinate. 500-600. Aumenta tipo a 30. Sì. 30 gradi. A che grado bisogna arrivare? A che coordinate? A 623, 520. Ancora un po' ce ne vuole. Ok, vai. Procedi. 8, 9. Fermo. Vai un po', ancora un po', ancora un po'. Vai. Stoppa, ok. Ora tutto a destra. Tutto a babordo. Poi diceva il meme di Berlusconi, sempre a destra. Come di qua. Che... E meno male che Silvio c'era. F. Silvio che... No. La regina Elisabetta e Berlusconi erano un meme immortale. Ok, va bene. Ecco, vedi. Hai già capito. 63 gradi. Gira. 63. Di là. Gli ha messi la sinistra. I sassi del... Ma è ancora il messaggio. No, è che ho pensato. Pensate di dire che la sinistra ha messo i sassi nel mare. E crederci. Già ci sta. Però è vero, cioè, scriviamolo su Twitter a Salvini, magari lo riusiamo. Damn! Let's go. Allora, ora si presenta una situazione interessante. Ovvero, questi bastardi non sanno manco fare delle cazzo di foto, è quello che penso. Dati non precise. Ci sono degli errori... No, deve andare tutto a... Wikipedia, tutto a sinistra, non so fare le foto. 260. No, 70. Sì, ma devi anche andare un po' in giù. Oioi. Ti schianti contro i sassi, vai a 260. 260 è per parecchio. No, arrivo qua davanti. 265. No, c'è lo spuntone, fai 265. Fidati. Te lo spunto. Fidati del tuo computer di bordo, vai. Ma quanto sono grosso io? Aspetta, sono un pallino solo. E fidati del computer di bordo. Fai 265. Anche 266, vai. Un pochino di più. Il computer che sto cercando su internet... Vai, buono, così va bene. E ora tutto è dritto. La wiki che gli dice ogni obiettivo, l'angolo.
C'è la mappa di Aerolog con tutti gli angoli. Vabbè, sicuramente qualcuno l'ha fatto, sono sicuro. Ah, sono sicurissimo. Voglio guardare. Su Reddit, ovviamente, devi guardare. Aspetta, dove devo arrivare io? E vai dritto per un po'. E che non senti. Non vorrei sentire. Quindi, per favore, la prego di dirmi qualcosa. Ora parte. No, non voglio farlo, mi manderebbero. 520, I'm here. Ah, quindi il ma... Attenzione, quando sono al 400, ok, a posto. E la regina è d'Inghilterra, è nel gulag che non è su sulla terra. E ogni sera si allena su COD per tornare in vita. Oi oi. Allora... Molto probabile, molto molto probabile. No, c'è il coso di merda lì. L'O2 si è abbassato. Si è abbassato. L'O2, non ho parole. Come farò adesso senza O2? Come posso mai fare? Pensare nel buco deve essere... Mi? Deve essere a 300. Anche, c'è anche un'altra cosa. 50. Cosa? Io, al Cina, volevo andarci in bus. No. Quindi che parte tipo adesso. Quindi dovrei tipo lasciarti. Aspetta, fammi controllare un attimo le mappe che dicono. Comunque devi andare verso l'altro. Cioè tipo tutto. Ok, no, scusa, fammi riguardare che sei. 380 5... 380 500, giusto? 500. No, scusa, dove sei? 380 378 378 AX, ok, no, stavo leggendo al contrario. 378 500, ok, sì, vai tutto in alto. Cioè, non tutto a dritto in alto, fai tipo 300, un po' più, 320. Vai, buono. Allora, vai, continua. Fammi guardare. 360 360 sicuri? X360. Cioè sono fuori dal buco io, no? In teoria sono fuori dal buco. Allora, ora dovresti andare verso l'alto, qual è il problema? Dentro l'area del male, cioè l'area dove non puoi vedere nulla, non puoi guidare con le coordinate, devi andare con la fotocamera e con gli strumenti di prossimità. Fotocamera? Ah. Sì. Vai avanti, continua un po' dell'altro per un po'. Ora, no, scusa, tutto dritto, verticale. Yes. Tutto dritto, verticale per un pochino, quando inizia a bippare fai la foto e controllo. Ok. Comunque io devo lasciarti, devo aprire il bus. Esatto. Vai, okay. Se vedi il muro, è tutto sulla sinistra, quindi devi inclinarti più a destra. Ok. Devi seguire il muro in questo modo. E, comunque sì, mi spiace 3TT03T, però devo andare. Quindi godetevi il cardone che si spaventerà, perché le parti quelle proprio succose dove il panico importante arriva è dopo questa zona. Quindi apri la mappa, vedi qual è il punto, quello in alto, quello lì, quello dove sei, sì, col mouse, sì. Dopo che fai la foto a quello, la situazione inizia a diventare bella. Yay. Quindi divertitevi a guardare il cardone che impazzisce. Io devo andare, quindi vado dritto. Ci vediamo dopo. Devo arrivare a 650. Uomo. Sì? Ci si vede dopo. Buona fortuna. Ciao. Arrivederla. Vediamo.
Damn! Com'è possibile? Ma cazzo, ma muri di merda. Cioè, cazzo le abitate queste robe, un cinese. Ehi. Io fido sempre su Cristo, io fido sempre su Cristo. I have faith! Dritto! O se scoppi giuro che chiamo Wish, io ti mando indietro, 584. Dai. Dai. Poi fai le foto davanti, quindi ottimo. Il buio più totale, ottimo. Let's go! Oh Gesù, 741. Andiamo a 740, andiamo a 700 intanto. Con una precisione dello di 0,7. 0,07. Oh! Oh! What the fuck? What the fuck was that? Come fa a prendere fuoco un coso in metallo? Che sono sti pesci? Sono dei pesci sti cosi. Madonna. Let's go! Let's go! Let's go! Dai. 700. In teoria io sono a 369. Sono tipo qua. Lì dovrei andare tipo così. È 325. A parte un beep assurdo. 7.20, no? Che roba era, lui è 7.41, buono, buono. Ha tutto dritto, 7.41. Ottimale, direi, ottimale. E il 316? Quanto tu sei, amico mio? 325. X, quindi direi di fare così. 270. Rumori. Rumori intriganti. Ah. Che dunque... Sì, dai. Andiamo avanti di... 16. Venticinque. Quattro. E 25. Dai. Oh. 8.018. Mettiamo la nostra punta. Con la fotocamera. 0.18. Esattamente. Qui. E foto! L'ho fatta. Io non vorrei dire, ma quello non mi sembra per niente qualcosa di umano e sì, ma andiamo a navigare nei mari di sangue con le piovre giganti. Ma quanto è bella, quanto è bella, mamma mia. Ma perché no, ma chi ha avuto questa brillante idea? Io andrei qua dentro e poi di qua, però non so se il tempo me lo permette, se il tempo me lo permette. E poiché il tempo non so se me lo permette, io ho i miei dubbi riguardo la possibilità che ho di farcela in tempo. E con questo
non vuol dire niente, ma questo qui è complicato. È il punto più abissale di tutti, è questo qua. Oi. In caso completerei gli ultimi stasera. Stasera tardi. Che vuol dire? Live notturna horror. Ancora meglio. Ancora meglio. Ma credo di poter fare una cosetta importante. Di conseguenza, datemi un secondo e ci penserò io. Dai, io direi di andare a prendere questo ultimo obiettivo. Quindi direi di andare verso il basso fino al raggiungimento di 6,60. Di 6,55. E poi a 6,55 io scenderei di un'ottima porzione di territorio. Avanti tutti. Verso sinistra. Per imboscarmi in quel buco che non vorrei vedere. Stiamo navigando all'interno del mare. E stiamo navigando all'interno del mare. E stiamo navigando all'interno del mare. Stiamo navigando all'interno del mare. E stiamo navigando all'interno del mare. E stiamo navigando all'interno del mare. Questo blocco è 25, quindi la metà deve essere 60, sì. Stiamo navigando all'interno del mare. E il rio mare, un cibo che non puoi dimenticare. Stiamo navigando. Stiamo navigando nel mare. Stiamo navigando nel mare. Mi spererò un giorno. Per colpa di questo mare. Questo mare, poveri. Oh no, ti prego, non farmi ascoltare questa orribile canzone. Fino ad arrivare a qui, che è 158. I'm going inside. Ovviamente i miei calcoli erano putissimi, no? Cioè, ma di che parliamo? Cazzo, ma di che parliamo? I miei calcoli sono incredibili. 100. Il suono è orrendo, lo ammetto, sono veramente schifo. Ho paura. Quindi 100 185 dovrebbe essere a posto.
La musica orrenda. Appena tocco il 600 devo mandare le camere. Tutto, ho paura. Ho paurissima, ti prego, no, dai, non farmi. Cazzo è sta roba? Fatto bene. Mi sto cagando addosso. Non so cosa sta accadendo, ma ho veramente molta paura. E sono in questo luogo qui brutto. Non vedo un cazzo. 576? Grazie mille. Quanto è l'angolo? Bellina. Qui davanti questa bellissima anomalia. Che bella questa anomalia. Ora fammi andare via da qui, per favore. Presto, presto, corri! Presto, non voglio morire qui! Ah. Dovrebbe esserci 50. Acqua e fuoco. Quindi 50 è questo qua. Sono qui io.
Sono qua? Ottimo. Arrivo a 350. Salgo di tutto. Poi non so che devo fare, quindi. Quindi, come abbiamo accordato i nostri superiori per il loro lavoro di merda, avere i nostri punti vita, noi andremo in alto e ci andremo utilizzando ciò che ci hanno fornito, ovvero sta bannerla di merda, che puzza di cacca e un po' di ruggine, perde. E dunque, io sono a 350, eccomi qua, io sono qui, 652, sono esattamente qua, sono famoso. Quindi vado in alto fino a 680. Vado in alto fino a 680, esattamente, verso l'alto fino a 680. Oppure vado in diagonale di circa 30 gradi. Così dovrebbe andare bene. Sono praticamente qui. 685, che sono praticamente sono qua. Perché c'era un occhio? Perché c'era un occhio nel mare? Ehi! No, sarebbe qua, no! Perché già fa cagare sta cosa, figuriamoci se pure l'occhio di merda che mi guarda. Dai! Mi fa cagare addosso il fatto di stare in sto tubo di merda, in un mare di sangue! Con un tizio che mi guarda! Almeno aiutami, no? Io sono qui, che già sto... Perché lampeggi? Ehi, perché lampeggi? Mamma mia. 4-4-3, dai. Devo rimanere lucido. 4-4-3. Sono qui. Quattro, quattro, tre, sei, otto, sette. Quindi
443 è praticamente qua. Fino verso il basso. Nocturno sinceramente non lo vorrei, però in teoria mi basterebbe andare un po' verso il basso, appena un sensore vado verso l'alto dovrei non... Ok. Non sono un folle, sto tentando di capire come andare e non morire. Che è complesso. Come un muro. 489. Come un muro. Come può essere un muro? 489. Sono circa qui dentro. Può essere 681. Ah. Spigolino. Sto qua? Muri. Mare. Userò i sistemi di bordo. Non mi interessa. Userò i sistemi di bordo. Come il Titan che va contro il Titan. Perché mi manca lo 2? No, potevo andare... Oh, Gesù Cristo. Allora, il punto d'incontro è... 575. C'è il sangue dentro, male. 575, io ho 575. Io ho 575. Forse. Anche se in teoria la pressione qui non esiste, però vabbè. 575. Dove sono in questo momento? All'altezza però che non conosco, 695. Sono qua. Lì devo andare verso l'alto. Io appena sento qualcosa davanti vado proprio a destra. Last of Tiles. Vado con... alla buona, se ne frega essere preciso. Dritta! Quindi è che sbatto? Che sbatto a... 50, devo stare attento, ok, buono. Oh, qui si sta riempiendo tutto di sangue. Oh! Oh! Una sega io. Dai! Sono fottuto, mi sa. 7.50, sono qua. Ok.
350x. E 50. Ovvero qui, ok, ottimo. No, sono qui. Andrei a 6,75, il che sarà brutto. Verso l'alto finalmente, quindi verso l'alto fino a 828. Corretto, ah, porca. Ma vaffanculo. Oh Cristo. Non ci credo, non ci credo, non ho parole. Dai. Piece of Seven One, scattare doll, dove botto un trance. The stars shine pale as bones. The moon is lifeless corpse. It's ocean a gaping wound. The universe, what's left of it, is dying. But somewhere in the void, there must be hope. Io ho lavorato per quelle foto, io mi sono impegnato per scoppiare. Beyond the Veil. Madonna mia. Madonna mia. Abbastanza. E con questo, signori, questo era Iron Lung. Per chi se lo fosse perso, consiglio vivamente, perché è entrato adesso, di andare, skippare e tornare all'inizio della live, perché è veramente un bel gioco, di non skippare niente, tranne il momento in cui io sparisco per circa 20 minuti, che è una parte in cui poi ho messo un fermo immagine, se non sbaglio, quindi è riconoscibile. E tenterò di uploadare questa live su YouTube. Sarà complicato, ma io tenterò. E nulla, di conseguenza, perché è entrato adesso, vi consiglio veramente di riguardarvi la live, perché è stata interessante. Un ottimo gioco horror, io ve lo consiglio, come sempre. Boh, parlo a occhi aperti, ok? Cioè, quello che ho visto è meraviglioso. Direi Bendy and the Ink Machine, sai. Bendy and Ink Machine mi sembra un'ottima possibilità.
Perché è veramente un bel gioco, per chi non, magari non lo avesse giocato. Sta. E anche perché io non ho avuto il piacere di completarlo. E non mi ricordo praticamente niente, quindi ho comprato e messo lì. Quindi direi che potrebbe essere un ottimo candidato. Dunque, vi auguro una buona serata. E per chi volesse, appunto, vedere prossimamente o rivedersi la live, purtroppo io ora la dovrò concludere. Quindi, per chi vuole, appunto, come ho detto, vedere tutta l'esperienza su Iron Lang, vi consiglio vivamente di riavvolgere tutto, perché è veramente una bella esperienza. È veramente un bel gioco, io l'ho veramente amata, anche se l'ultimo spavento è interessante, i vari spaventi. Grazie. Ci vediamo.